Carrara in fermento, i tifosi non stanno più nella pelle, domenica a San Marino potrebbe accadere l'imponderabile e nel caso in cui dovesse finire davvero così sarebbe un peccato non esserci. Arrivo al photo finish come da pronostico con Carpi e Carrarese pronti a duellare ancora una volta a distanza nell'ultima giornata di questo campionato avvincente. Domenica si affronteranno le prime sei della classifica, un gioco del destino che potrebbe rimescolare da un minuto all'altro le carte in tavola in ottica primo posto e in ottica playoff. Ci sarà il derby tutto abruzzese fra L'Aquila e Chieti, dove agli aquilani potrebbe bastare anche un pari per avere la matematica di giocarsi gli spareggi promozione. Per i neroverdi sarà assolutamente necessario fare punti, perché in caso di KO sarebbero fuori da tutto, mentre con un eventuale segno X e arrivo a pari punti con Prato e San Marino, il Chieti sarebbe avanti in virtù degli scontri diretti durante la regular season. A 90 minuti dalla fine fare calcoli sarebbe però improduttivo. La Carrarese deve vincere e sperare che il Carpi non faccia altrettanto a Prato. Tutto il resto passa in secondo piano. I tifosi apuani incrociano le dita e sono in fermento per invadere San Marino in 2000 e vivere fino in fondo un sogno che potrebbe con una serie di coincidenze diventare realtà. Intanto ieri sera, non solo calcio, la nostra Natascia Libani si è voluta sbilanciare con una promessa che ha fatto sobbalzare dal divano molti telespettatori. Piccola, ci puoi fare una promessa che potrebbe essere anche qualcosa di Scaramantico che possa portare bene. Lo spogliarello se la Carrarese dovesse salire direttamente. È una promessa abbastanza importante, è una promessa abbastanza importante, però per la squadra della mia città lo posso anche fare. Lo annuncio pubblicamente, però solo se va su direttamente. Un buon motivo in più per sperare nel primo posto.